Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso. Oggi andremo a vedere come ottenere, come mixare, come ottenere un buon suono di sax all'interno di un brano utilizzando Logic. Diciamo che la particolarità del sax è quella di avere un suono piuttosto nasale rispetto alla tromba, quindi i microfoni che preferisco utilizzare in studio sono sicuramente microfoni a condensatore, perché hanno un suono migliore, perché hanno un suono che riesce, comunque la capsula del microfono condensatore solitamente riesce a darmi un suono più caldo e più pastoso per questo tipo di strumento che è appunto il sassofono. Posso consigliare microfoni come il Neumann TLM 102, 103 oppure anche la KG414, che è un microfono che consiglio per il sax ma ad esempio non per la tromba e invece sì per i fiati ensemble. Quindi ogni microfono ha delle caratteristiche differenti, poi bisognerebbe andare a sentire il suono di ogni microfono. Solitamente per questo tipo di suono, che è quello del sassofono, diciamo che vorrei avere un suono più caldo, più pastoso, come i Neumann sono degli ottimi microfoni appunto per dare questo tipo di suono. Se non vogliamo spendere quelle cifre, quindi attorno ai 700-800 euro, forse 102, forse anche meno, comunque diciamo che se non vogliamo spendere quelle cifre possiamo andare su dei microfoni come l'STC2 della Sontronic, un microfono che è con 150-200 euro ed è molto 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 valido. Credo appunto che questo brano sia appunto stato registrato con il Sontronics STC2, quindi andiamo a sentire subito. Qui ho un esempio, andremo a vedere come creare un buon suono. Qui ho questa canzone di Joy e a un certo punto c'è un solo di sax e andremo a vedere come sentite quando entra il sax qua, partito un po' lungo. Qui ce l'ho dry, totalmente. Ok. Allora, io qui l'ho registrato senza compressore, senza effetti, quindi è suono veramente dry, quindi microfono nel preamplificatore e direttamente dentro Logic. Qui c'è un taglio dovuto alla ripresa. Ok, come prima cosa andiamo a comprimere il suono, quindi prima di andare a equalizzare andiamo a comprimere per creare appunto un suono più omogeneo. Io qui vado ad abbassare la soglia, aumentare il rapporto di compressione e come attacco voglio lasciare la prima parte del suono più o meno invariata, quindi andrò a scegliere circa 20 millisecondi prima di comprimere, quindi lascerò il suono vitale. Release piuttosto veloce, quindi voglio una compressione naturale e veloce, che sentiamo un po'. Ecco, qui la sto comprimendo tanto, un po' troppo. Ok. Posso anche utilizzare come tipologia di compressione una tipologia ottica, quindi con una latenza piuttosto lenta, che mi permette di mantenere il suono vitale, perché lascia inalterata la prima parte del suono, quindi va a comprimere leggermente dopo, quindi a parità di parametri, quindi di settaggi, il compressore ottico va a comprimere un pochettino dopo perché ha una latenza maggiore, appunto per come è fatta. Poi rimando a una sezione del corso dove parlo solamente di compressore per spiegare bene questo tipo di concetto. Comunque diciamo che così mi piace la compressione. Andiamo a risentire dall'inizio. Io col rapporto di compressione, vedete, io qua ce l'ho completamente mix 1-1, significa che sto comprimendo totalmente. Potrei anche decidere di creare una compressione parallela, ma la voglio fare dopo. Adesso voglio comprimere totalmente il suono. Comprimiamo ancora un po' di più. Ok. Vedete, è molto leggera questa compressione. Adesso il volume è un po' alto perché sta distorcendo. Andiamo, lo vedo qua. Ok, andiamo a equalizzarlo adesso questo suono. Posso decidere di equalizzarlo in maniera statica o dinamica. Andiamo a vedere la differenza. Quindi in maniera statica io vado a
dare un po' di aria quassù, diamo un po' di corpo sotto, attorno ai 250 Hz, e diamo un po' di leggibilità togliendo la parte mediosa. Sapete che poi il sassofono è uno strumento piuttosto nasale, quindi con delle medie molto evidenti. Andiamo a risentirlo. No, lasciamolo così, mi piace. Anzi, diamogli un po' di più di queste medie, non so male. Ok. La differenza fra equalizzare in questo modo e equalizzare in maniera dinamica, andiamo a aprire un FAP filter Q3, che è qua, è che l'equalizzatore dinamico va a togliere le frequenze nel momento in cui, a togliere o a avventare le frequenze nel momento in cui ce n'è bisogno, quindi nel momento in cui quella banda di frequenze va a superare una certa soglia. Quindi diciamo che se voglio togliere questo tipo di frequenza qua, vado a selezionare una banda dinamica, ok, e con la soglia, adesso mettiamo in ciclo una parte così mi è più semplice. Ok, diciamo che superata questa soglia, vedete, va a togliere il suono. Togliamo sotto, che non ci serve, e diamo un po' d'aria. Non è male. Adesso il suono è molto dry, quindi ha bisogno di essere in un certo modo... diciamo, usiamo questa parola, bagnato, nel senso ha bisogno di essere effettato. Quindi andiamo a mettere un delay. Ok. Con ripetizione a un quarto e un ottavo per far sentire la differenza stereo. Quindi nel canale sinistro le ripetizioni avverranno ogni quarto, nel canale destro le ripetizioni arriveranno ogni ottavo. E poi andiamo a mettere un bel riverbero, come nel caso della tromba, il vintage verb. Non è male. Cosa posso fare a questo punto? Posso posso gestire, questa è un'impostazione di base, poi posso gestirla anche in maniera differente, cioè andando a utilizzare le funzioni dei send, quindi delle mandate, per comprimere in maniera parallela e andare a mettere gli effetti in maniera parallela. Perché? Perché in questo modo qua io andrò a comprimere nuovamente, quindi un'altra volta, però in maniera parallela significa oltre al suono dry, quindi terrò il suono dry e parallelamente andrò a creare una compressione da aggiungere poi con un rapporto che deciderò io in base al mio gusto, e parallelamente mettere gli effetti a questa combinazione che ho creato. Quindi togliamo questi effetti qua e andiamo a mettere send. Nel send bus 1 andrò a mettere un compressore, ok, compressore che andrà a comprimere, la voglio comprimere tantissimo, e poi sentite la differenza. La compressione parallela è come se mi dà più corpo al suono, come se me l'allungo un po', allungo un po' il sustain. Senza, mettiamola, ok. A questo punto andiamo a accendere degli altri bus, quindi bus 2 e bus 3. Nel bus 2 io andrò a mettere il delay, ok, qua andrò a spostare questo, andiamo ad accendere, mettiamo tutto il mix a 100, e nel bus 3 andrò a mettere il
qui basta andare sopra il send, vedete, mi apre già la porzione del bus 3 nell'inspector. Balalla, che è il riverbero. Sentite com'è potente, com'è più potente, al di là del fatto che è più effettato in questo momento, ma è anche molto più potente il suono con la compressione parallela. Quindi andiamo a abbassare adesso gli effetti, che sono altissimi. Ok, io qui ho nel bus 2 il delay, qui ho il riverbero e qui ho la compressione parallela. Adesso dipende dal mio gusto. Quindi diciamo che io accendo tutte le tracce. Delay. C'è troppe frequenze alte qua. Molto bello, potrei anche saturarlo un pochettino, quindi dare un po' di saturazione con il black box. Qui andiamo a aprirlo e qua, ok, black box, andiamo. Dopo è una questione di timbro, diciamo che la saturazione mi va a distorcere il suono, rendendomelo un po' più aggressivo, ma all'interno del mix, anche se lo tengo a basso volume, non andrà mai via. Bene, diciamo che quello che dobbiamo ricordarci è prima fase compressione, quindi andiamo a comprimere in maniera leggera quello che è il suono. Poi equalizzazione, un'equalizzazione di massima, diciamo che possiamo avere dando un po' di aria, quindi aumentando un po' gli acuti, andiamo qui a vedere quello che ho fatto, un po' gli acuti, un po' le medio-alte, quindi attorno, no, queste sono proprio medio, sì, medio-alte, attorno ai 1800-2000 Hz. Qui invece andiamo a aumentare gli acuti, quindi sopra i 3100 già quasi si sente molto, un po' di corpo, quindi attorno ai 280, e poi dopo in maniera dinamica questo equalizzatore qua che va a togliere fondamentalmente le medie, quindi 700, quindi l'effetto un po' lo rende un pochettino più leggibile in questo caso, e poi una saturazione di base, quindi andiamo a mettere un saturatore, in questo caso questo qui, però potrei usare qualsiasi altro tipo di saturazione o leggera distorsione per dare quel grafico, in modo che poi non lo perdiamo. Parallelamente sono andato a mettere il compressore parallelo per allungare il suono, per non perderlo, perché il problema di, non il problema, diciamo che la caratteristica di questo tipo di strumenti, quindi lo strumento fiato, è che all'interno della dinamica, che è molto bello, ma quando c'è un mix con tante tracce dobbiamo fare in modo di non perderlo, quindi per fare questa operazione abbiamo bisogno di una compressione parallela e poi riverbero e delay in maniera diciamo parallele, in modo che poi attraverso i send posso andare a aumentare o a diminuire il volume a seconda di quello che poi ci piace. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.